a tutti, questo momento delicato dove siamo tutti a casa, un momento anche di riflettere e anche di ricordare dei bei momenti, no? Della nostra vita, io in particolare, della mia carriera, perché sai, guardando YouTube queste cose alla fine sono visto ripensando e ricordando di bellissime cose che ho già trascorso nella mia carriera. Sicuramente quella più bella è stata quella delle Olimpiadi a Rio, perché sai, giocare a casa in uno dei tempi della pallavolo, che è il Maracanãzinho, con tutti i nostri tifosi, con la mia famiglia che guardava, e vincere un oro olimpico è stata veramente una cosa che è difficile anche da descrivere, no? Veramente una cosa indimenticabile, che è difficile da poter parlare proprio e descrivere in parole. E secondo me è un altro ricordo che ho, che è un po' più fresco, diciamo così, che secondo me anche a voi tutti i tifosi Lube vi piacerà tanto e ricordate con tantissima gioia, è stata la finale a Berlino della Champions League, una manifestazione che mancava da tantissimo per la Lube, che mancava a me, e sicuramente è stata una partita proprio che la squadra ha fatto veramente di un livello altissimo, togliendo il primo set, che è stato un primo set molto brutto. Sicuramente eravamo un po' tesi, un po' nervosi, e dopo il secondo abbiamo iniziato a giocare di squadra, a battere benissimo tutti quanti. Anche la nostra linea di ricezione quel giorno è andata in una maniera incredibile. Abbiamo fatto una partita, secondo me, forse una delle migliori prestazioni della stagione. Proprio nel momento più importante della stagione, vincendo così in una super final a Berlino contro una grandissima squadra, con tutti i tifosi, in uno spettacolo bellissimo, secondo me, per chiudere quella stagione è stato, diciamo, o concours per me. È un grandissimo ricordo che volevo condividere con voi, e se avete voglia andate su YouTube o su qualcosa e riguardate questi momenti bellissimi. Vi abbraccio stretto e spero di rivedervi il più presto possibile. Ciao ciao!